e il notaio Sabino Zinni, il primo candidato ufficiale al Consiglio regionale pugliese. Alle elezioni del 2015 l'andriese di 52 anni sarà candidato nella lista Emiliano. L'annuncio è arrivato questa mattina e il battesimo è stato tenuto proprio da Michele Emiliano, candidato e principale indiziato per la vittoria delle primarie di centrosinistra per la presidenza della regione. Scelta di Sabino Zinni come candidato al Consiglio regionale, che scelta è e se sarà l'unica della città di Andria? Unica candidatura di Andria certamente nella lista del presidente se sarò candidato. E naturalmente cercheremo di fare in modo che le candidature del Partito Democratico non interferiscano su quelle della lista del Presidente e viceversa. Si tratta di una candidatura autorevolissima, la passione politica, non il mercimonio, non l'affarismo, non persone senza storia che si buttano in politica invece di andare a lavorare, ma un notaio, una persona molto importante con una maturità personale e politica molto elevata, un uomo dalla moralità integerrima e soprattutto un uomo integro, e questa è la cosa che mi interessa più di ogni altra. Sabino Zinni è impegnato in politica, come lui stesso ha raccontato, dagli anni che sono seguiti a Tangentopoli, quando diverse personalità della società civile andriese lo avevano invitato ad impegnarsi per dare nuova credibilità alla politica locale. Ma questa è per il notaio la prima vera sfida elettorale, una sfida con se stesso prima di tutto. Dopo tanti anni di impegno politico sento la necessità di spendermi in prima persona, perché ho 52 anni e credo che a quest'età uno debba dare qualcosa dopo aver ricevuto dalla comunità, dal paese in cui è nato, e debba cercare di restituire ciò che si è ricevuto. Quindi lo spirito di questa candidatura è questo, solo questo. Avversari non ne ho, ho sempre avuto una visione molto serena. Posso assicurare qualcuno che lancia l'hashtag stai sereno, che sto molto sereno, molto sereno. E questa sfida sarà nella battuta? Una sfida dura, sicuramente dura, per carità, con non so quante possibilità, non lo so, però i calcoli sono il mio forte, ma fino a un certo punto. Tenete presente che chi ha inventato il calcolo delle probabilità è Blaise Pascal, che parlava della fede, della vita come una scommessa. Quindi basta avere molte possibilità o probabilità che la scommessa riesca. Poi se riesce o no dipenderà da mille circostanze, tra cui anche la presenza di tutti questi amici di oggi. È un buon viatico, poi vedremo. L'importante è fare un buon viaggio.